Dopo la sconfitta di Abano Terme, la Massese non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Formigine. Tazzioli non può contare dall'inizio su Falchini, che a causa di una bronchite si accomoda in panchina. Al suo posto maglia da titolare per Tosi, il Formigine dell'ex Mauro Melotti, quattro panchine con la Massese nel 2007-2008, scende in campo con una formazione molto ordinata che si affida all'esperienza del capitano Sarnelli, a segno nel 3-0 di 7 giorni orsono contro il Forcoli. Arbitra Bertelli di Busto Arsizio. La Massese non convince come nel primo tempo contro la Termal, tuttavia sul taccuino nella prima frazione di gioco annotiamo 4 nitide occasioni per gli apuani. La prima capita a Vignali, che al sesto, dopo aver scambiato con Rosaia, calcia la palla deviata da Della Corte, si impenna e il portiere modenese riesce ad anticipare Tosi per un soffio. Al 31esimo è lo stesso Tosi a calciare frettolosamente alto dal limite dell'area. Massese sfortunata al 37esimo, quando la punizione di Simone Del Nero si infrange sul palo. Prima dell'intervallo, Della Corte mette in angolo la conclusione ravvicinata di Federico Tosi. Squadre a riposo sul risultato di partenza. Nella ripresa la Massese fatica a rendersi pericolosa. In avvio ci prova Tosi senza fortuna. Al 12esimo si fa viva la formazione ospite con un tiro al volo di Moretti largo. Al 19esimo Tosi serve Vignali, conclusione che trova solo l'esterno della rete. Al 22esimo il nuovo entrato dall'acqua segna, ma l'arbitro annulla per un precedente fallo su Miglianti. Al 25esimo occasione in mischia per Parenti, che commette fallo e viene ammonito. Diffidato salterà la sfida di Palazzolo sull'olio. Tazzioli inserisce Tozzi e Falchini al posto di Rosaia e Redomi, ed è proprio il nuovo entrato Tozzi al 40esimo a creare la più grossa occasione della ripresa. Gran conclusione dal limite dell'area, deviata in angolo da un difensore. Al 44esimo ultima chance per i bianconeri su punizione, ma Del Nero colpisce decisamente male. Finisce 0-0, un punto prezioso per il Formigine. Per la Massese i playoff si allontanano ulteriormente. Il Mezzolara, quinto in classifica, ha ora 3 punti di vantaggio sui bianconeri.